noi sapevamo già di prima che questa sarebbe una partita tosta come è stata. È stata una guerra dall'inizio alla fine e eravamo preparati per questo. Poi alla fine Vito ha fatto il suo lavoro come sempre e noi abbiamo riuscito a risolvere la doppia marcatura all'uomo che ci ha dato problemi nel secondo tempo. Penso che è meritata perché abbiamo lavorato troppo per questo. Avevamo la spina nel cuore della Coppa Italia scorsa e bisognava almeno arrivare alla finale e mo ce la giochiamo testa a testa con i vincitori di questa. Sì, noi abbiamo visto la loro partita ieri e siamo rimasti veramente impressionati da loro. Nello spogliatoio abbiamo detto che se non entriamo al 100% non abbiamo speranze, ecco, perché hanno giocato veramente bene. Poi si è messa subito bene la partita, però è stata tutto il tempo equilibrata, non era proprio in discesa, ecco. Poi alla fine ci siamo staccati ed è andata abbastanza bene. Domani ancora Fasano, ancora Bolzano, sempre voi. Sì, di nuovo Fasano. Fasano è una squadra già forte a inizio anno, si è anche rinforzata, anche loro mi hanno impressionato, hanno visto che hanno fatto parecchi gol, giocano bene, hanno veramente un'ottima squadra. Vedremo domani come andrà e intanto penso che sarà comunque una bella finale.